Le galline non riescono a vedere al buio, di Cristina Litten, Valentina Edizioni. Alla fattoria Co-co-co c'è una gallina di cui tutti gli altri polli parlano. Il suo nome è Lina. Tutto cominciò quando il signor Benedict disse ai suoi alunni: come è vero che le uova sono uova, è altrettanto vero che i polli non possono vedere al buio. Lina rimase molto delusa. Avrebbe desiderato vedere al buio più di ogni altra cosa al mondo. Conosceva qualcuno che forse avrebbe potuto aiutarla. Finita la lezione, si precipitò dal signor Gufo nella sua piccola casetta sull'albero. «Una gallina che vuole vedere al buio!» esclamò il signor Gufo. «Che spasso!» Rise così tanto che quasi cadde dalla sedia. «Il signor Gufo non mi è stato affatto d'aiuto!» pensò Lina. Decise così di andare alla biblioteca della signora Testa di Piuma. La signora Testa di Piuma sembrò stupita quando Lina le chiese dove avrebbe potuto trovare un libro che potesse darle qualche consiglio per riuscire nel suo intento. «I polli non possono vedere al buio», disse. «Questa è solo una storia di vecchie galline». Adesso Lina sapeva cosa cercare. Un libro intitolato Storie di vecchie galline. Cercò in alto, in basso, a destra e a sinistra, finché finalmente non lo trovò. Storie di vecchie galline. Eccolo, capitolo 264. Come le carote possono aiutare a vedere al buio. «Carote! Ho bisogno di carote!» esclamò Lina. Si precipitò al negozio della fattoria. «A cosa ti servono tutte queste carote?» chiese nonna Zampa che inciampa. «Mi servono per vedere al buio», rispose Lina. «Oh, zampe piume mie!» sussultò nonna Zampa che inciampa. «Polli che vedono al buio! È l'ultima che sento!» Lina era già sulla via di casa. Era decisa a scoprire quante carote le sarebbero servite per vedere al buio. Mangiò una carota, poi due, poi tre. Dopo la quarta carota, decise che la cosa migliore da fare sarebbe stata mangiarle proprio tutte. Corse così alla cucina di mamma Enrica per preparare il più grande banchetto di carote mai visto. Lina cucinò biscotti alle carote, zuppa di carote, crostini di carote, croccanti alle carote, spezie alle carote, succo di carote, torta alle carote, caramelle gommose alle carote. Il profumo delizioso dei manicaretti di Lina si sparse per tutta la fattoria Co-co-co. In men che non si dica, tutti i polli si ritrovarono fuori dalla cucina di mamma Enrica. «Sarò la prima gallina che riuscirà a vedere al buio»,
disse Lina mentre preparava il suo picnic. I polli si guardarono e scoppiarono a ridere. Tutti ammirarono i biscotti, le torte e le zuppe. Era davvero difficile resistere a queste ghiottonerie. Diventò buio e i polli rimasero senza fiato. Riuscivano a vedere cose che prima non avevano mai visto. Stelle che brillavano nel cielo e una grandissima luna splendente. «Avevamo torto noi e avevi ragione tu!» esclamarono tutti i polli circondando Lina. «I polli riescono a vedere al buio!» Il signor Benedict diede a Lina un'amichevole pacca sulla spalla e la signora Testa di Piuma la baciò sulla guancia. Lina arrossì. Basta un pizzico di determinazione per vedere il mondo con occhi diversi. Una gallina, tanta determinazione e il desiderio di sfidare le proprie abitudini per vedere il mondo in maniera diversa. Basta solo aprire gli occhi.